Ancora manifestazioni sotto l'azienda Abramo che, negli ultimi 30 anni, ha dato lavoro ad un intero territorio. Da qualche anno vi sono i commissari giudiziari e ora, il 18 dicembre, è caduta l'ultima tegola sulla testa dei dipendenti, ovvero la decisione di TIM di non rinnovare il contratto per 495 dipendenti dell'azienda Abramo Custom & Care tra le sedi di Crotone, Catanzaro, Montaltofugo e Palermo, che saranno collocati in cassa integrazione a zero ore dal 1 gennaio del 2021. E continua lo stato di agitazione e sciopero per tutto il personale dipendente Abramo di Crotone. Mai fermarsi alla rassegnazione. Mai fermarsi alla rassegnazione. Noi siamo qui proprio per gridare oggi il nostro urlo di battaglia, perché non possiamo accettare questa situazione. Il nostro territorio non può e non deve assolutamente rassegnarsi a questa situazione, perché il tessuto sociale che abbiamo in questa città principalmente, ma questo impatta un po' tutta la Calabria, Catanzaro, Cosenza, Palermo. Anche un solo posto di lavoro perso è un dramma e non ce lo possiamo più permettere. Anche un solo posto di lavoro perso è una tragedia, perché non è solo il lavoro che circola per questa azienda. Questa azienda fa girare l'economia di un'intera provincia, di un intero territorio. Quindi i posti di lavoro che vengono a mancare inevitabilmente si ripercuotono sull'economia dei negozianti, dei commercianti, un po' su tutto, perché poi, non essendoci soldi, non gira l'economia. Senta, ma alla notizia dell'altra sera cosa avete pensato tutti insieme? Allora, siamo rimasti attoniti, senza parole. Nessuno di noi riusciva a credere effettivamente che in così breve tempo ci saremmo trovati in questa situazione. A soli circa 10 giorni, sapere che tanti di noi saremo in cassa integrazione, il che vuol dire che non lavoreremo, e questo consideri che vorrebbe dire anche la chiusura di alcune sedi in Calabria e 100 persone a Crotone circa che andranno in cassa integrazione. Siamo rimasti attoniti, e proprio per questo motivo ieri, in solidarietà dei colleghi del comparto del consumer, ci siamo associati al loro grido di protesta, perché ieri è toccato a loro, domani toccherà a noi. Io lavoro qui circa da 18 anni. Ho cominciato a lavorare non appena mi sono diplomata, sono venuta quasi per gioco, per scherzo nemmeno ci credevo, però col tempo sono riuscita ad avere la possibilità e la fortuna di costruire la mia indipendenza e di mantenere la mia famiglia, perché di questo si tratta. E oggi venire a sapere che purtroppo questo non può più accadere ci fa tremare la terra sotto i piedi. In conclusione le chiedo, la sua famiglia cosa le ha detto? Allora, la mia famiglia lotta con me, lotta con tutti noi, anche perché mio marito è un ex dipendente di questa azienda, ha lavorato anche lui tantissimi anni qui, quindi appoggia la nostra causa. E ovviamente in questi giorni siamo tutti un po' con un animo non positivo, però noi non smetteremo di lottare per questa cosa. Certo che è un periodo complicato, ma non è nata adesso la complicazione, siamo in difficoltà da diverso tempo. Basti ricordare che sono 3 anni che i commissari del Tribunale di Roma stanno gestendo appunto tutta l'azienda. Oggi siamo arrivati a un punto di non ritorno. La notizia che arriva del tutto inaspettata, il 18 dicembre abbiamo saputo che TIM non rinnoverà i nostri contratti, di conseguenza circa 500 persone saranno casse integrate, e questo ci fa male, soprattutto venirlo a sapere nella settimana di Natale.